Eh sì, è vero che questo gol l'aspettavo da tantissimo, anche l'anno scorso, e finalmente è arrivato. È vero che abbiamo sofferto tanto, però veramente questo gol era la liberazione di questa partita. Finita la partita, vogliamo un attimo rivedere, la possiamo rivedere l'esultanza dopo il gol dell'1-0, perché è stata davvero bella dalla tribuna. Questa qua. Che significa? L'ho inventata io che stavo in centro con i miei amici, e ho detto vabbè, adesso il prossimo gol che faccio, faccio così. Allora, abbiamo scoperto che anche questa esultanza. Ti riporto le parole del presidente Sebastiani che ha detto: a me Gravigione non sorprende, per me era già fortissimo da prima. Fortissimo no, cioè, è vero che col lavoro si migliora ogni giorno, poi allenandoti tutti i giorni con i lavori del mister e i consigli del mister migliori sicuramente. E adesso sono molto contento che sono arrivato a questo punto e spero di migliorare di più. Però quest'anno stiamo vedendo in campo un Gravion molto più maturo rispetto all'anno scorso. Sei il vero titolare come centrale di difesa del Pescara? È vero titolare? No, che una settimana di allenamento è fatta per lavorare, per conquistare il posto. E io ogni settimana provo a migliorare e a conquistarmi il posto. Poi ringrazio il mister che mi dà l'opportunità ogni weekend e io provo a fare il meglio di me stesso. Però adesso prima ci hai raccontato l'esultanza, adesso ci racconti il gol. Partiamo da Memushai che ha la palla sul lato corto dell'area di rigore. Che è successo? Diciamo che in allenamento ogni volta che fa questo cross la palla arriva sempre lì, quindi quando l'ho visto arrivare sul fondo ho detto vabbè vado lì perché sicuramente arriverà lì la palla. Lì è È arrivata. Andrew, quanto è importante è questa vittoria? Quanto è importante vincere anche quando si soffre? Perché questa squadra oggi ha sofferto e ha dimostrato di saper stringere i denti. È importantissima sta vittoria perché più facciamo punti meglio è. E visto la vittoria di oggi ci ha permesso di andare più avanti nella classifica e speriamo di continuare così. Bella, la curva alla fine, si sta ricreando l'entusiasmo a Pescara. Io sono arrivato l'anno scorso, quindi ancora una curva piena come oggi non l'ho mai vista. E oggi veramente mi ha fatto veramente piacere perché è la prima volta che lo vedevo. Questa sera festeggerete giustamente questa vittoria, ma da domani si inizierà a pensare alla gara con il Cotrone. Martedì si torna in campo, una partita importante a questo punto che potrebbe valere anche il primato, perché no? Sì, domani ritorniamo sul campo a recuperare perché martedì ci sta veramente una partita molto importante e bisogna vincerla.